macro, è quando noi riusciamo sul nostro sensore, o pellicola che sia, a imprimere un'immagine almeno alle stesse dimensioni dell'originale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi dobbiamo fotografare un oggetto piccolo, mettiamo una moneta da un euro, si chiama macro quando noi riusciamo a ottenere la stessa dimensione sul sensore dell'oggetto che andiamo a fotografare. Quindi se la moneta è 2 cm, macro è quando sul sensore, sulla pellicola, otteniamo un'immagine di 2 cm. Questo capita molto raramente, perché anche gli obiettivi definiti macro, solo nel momento in cui ci avviciniamo alla minima messa a fuoco, riescono a ottenere un'immagine 1:1. Vuol dire che nella realtà 1 cm sul sensore o sulla pellicola 1 cm. Questo è il vero macro. Altrimenti prende il nome dall'inglese close up, foto ravvicinata, che è quella che la maggior parte delle volte viene effettuata. Quando si supera molte volte il rapporto 1:1, diventa microfotografia, cosa che escludo dalle nostre attività, dal nostro campo di interesse, perché dalla prefettura professionale a noi non interessa andare a fotografare le cose stra piccole. Quindi parleremo di macrofotografia, ma intendendo close up, fotografia ravvicinata, perché non sempre riusciremo a mettere il nostro soggetto con le stesse dimensioni sul sensore. Sarà 2 volte più piccolo, 3 volte più piccolo, 4 volte più piccolo, però diciamo dai 20-30 cm è già considerata macrofotografia, anche se